Ben ritrovati amici, amiche, appassionati e non di motocross, ancora Montalbano Ionico, ancora qui con noi Ivan Di Bello, ben ritrovato per andare via di filato verso l'ultima manche. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, ma già ritroviamo subito Enzo già in pit lane. Siamo con le ragazze dei cartelli dei 15 e dei 5 secondi che fra poco li alzeranno per quella che sarà la super campione di oggi e vedremo quello che succederà all'abbassarsi dei 40 cancelli. Un buon pomeriggio, un buon proseguimento a tutti, a te Giancarlo. Sì, grazie Enzo. Allora, in bella compagnia, beato te. Io qui, Ivan, un bravo ragazzo, però è un ragazzo appunto, vai. Vabbè, stemperiamo un po' l'attenzione perché le abbiamo sentito prima da chi sarà protagonista in questa pausa, abbiamo fatto un giro naturalmente, sono tutti molto concentrati, non agitati perché sono tutti professionisti, sanno fare il loro mestiere, sanno come affrontare i prossimi 20 minuti di gara, 20 minuti di gara più due giri di questo trofeo super campione, per cui pronti per seguirli. La giornata volge al termine, la pista è stata ancora una volta trattata, un po' meno irrigazione, quindi qualcosa cambieranno le traiettorie, cambierà anche, probabilmente è cambiato anche qualcosa nella scelta degli pneumatici e del settaggio delle moto. Beh sì, il terreno ormai è quasi del tutto asciutto, però si è segnato moltissimo in varie zone. Molti probabilmente avranno optato per delle coperture più da terreno intermedio. E allora li vediamo, rientrano dopo il warm-up lap con lo schieramento che favorisce, tra virgolette, la classe MX2, glielo abbiamo chiesto, ce l'hanno confermato. L'unico svantaggio grosso in questo tracciato per la minor cilindrata potrebbe essere la fase di partenza, perché poi la pista è molto tortuosa, molto sinuosa, quindi non si può sfruttare appieno la grande potenza del 4,5. Quindi in molti punti saranno avvantaggiati le 2,50, però purtroppo pagheranno dazio in fase di partenza. Sì, in queste condizioni sicuramente il divario tra 2,5 e 4,5 diminuisce, però sarà forte l'handicap in fase di partenza. È in fase di partenza, sì, il rettilineo è abbastanza breve, ma già non è il doppio dei cavalli a disposizione del 4,5, ma quasi, per cui sicuramente si farà sentire. Trofeo Manche Supercampione, quest'anno inserita nel programma di gare da parte della Federazione Motociclistica Italiana, e FX Action, che promuove questo campionato, il campionato del Super Mare Cross, si è inventato una speciale classifica che è molto appetitosa per i piloti, perché il vincitore della combinata delle supercampione, sia per quel che riguarda l'italiano MX sia per la classifica del Super Mare Cross, si porta a casa una bella Fiat Panda, quindi direi che non è uno zuccherino ma è un bel dolce da portarsi a casa, il premio finale e poi una moto per il secondo, bici a pedalata assistita e quanto altro. Ma entriamo, gli occhi concentratissimi da parte di Michele Cervellin, che aveva segnato con un sasso il suo posto preparato, scelto, e da cui scatterà, si è tenuto proprio all'interno, la posizione completamente all'interno è per la Pucci, lui ha beccato, si è scelto il terzo cancello, al suo fianco Ivo Monticelli. C'è da dire che i piloti, ecco, e Lupino, che ha cambiato rispetto alla scelta di gara 1 e di gara 2 di questa mattina, si è spostato più a lato, evidentemente pensa di poter migliorare Ale, per cui si è spostato leggermente più al centro. Fondamentale, ancor più su questa pista, l'ottima partenza. Esatto, ritornando a Alessandro, conoscendo molto bene questa partenza, la postazione migliore è sicuramente dalla quarta, quinta e ecco, poi. Vedi, gli avresti troppo potuto interno, dare... Troppo interno, soprattutto con una piccola cilindrata in questa partenza, potrebbe sfavorirlo. Allora, invece è stato bravo. Allora, Alessandro, non sei stato tu a consigliarglielo, l'ha capito da solo, perché sa capire queste cose. Intanto Ale Lupino, intanto si scioglie le braccia Matteus Hirt, anche Gio Bertuccelli, che nella classifica del trofeo supercampione è lì al vertice in terza piazza con pochi punti di ritardo da Bertuzzo e da Marco Maddì, che invece guida la classifica combinata di trofeo supercampione. Non si vince un titolo italiano, ma si vince un'auto e tantissimi altri premi messi in palio da
FX Action, però teniamo naturalmente anche quella classifica sotto controllo. Simone Furlotti, gran bella giornata per lui, metà buona giornata, invece metà, a metà la bella giornata per il numero 14 Samuel Zeni. Bertuccelli, eccolo là, il messinese che sarà pronto a scattare per tra l'altro il messinese che a Faenza è rimasto fuori dalla supercampione, quindi paga pesantissimo lo zero nella sua tabella della classifica combinata, e però cercherà di rifarsi assolutamente. Abbiamo visto inquadrato il numero 3, 40 piloti partenti, alcuni illustri rimasti fuori a causa di problemi meccanici, tra questi Alessandro Albertoni che aveva fatto una grande gara 2 in MX1, però purtroppo in gara 1 aveva rotto il pignone della catena il pilota aretino ed è rimasto escluso dalla possibilità di partire per questa gara del trofeo supercampione. E siamo già al countdown, le ragazze Gasoline mostrano i cartelli e a quello dei 5 si abbassa il cancello di partenza. Tutto regolare, all shot all'esterno, va troppo largo Zeni che si prende il comando, grande mucchio, attenzione, tra i big 6 De Bortoli, attenzione, il numero 3 mi sembra De Bortoli, e poi il 43 che è Alessandro D'Angelo, anche lui a terra con Lupino, Zeni già all'attacco, e guardate, ci smentisce subito, è già terzo Ivo Monticelli, quindi tutto questo gap per la MX2 non c'è. Esatto, sì, è scattato molto molto bene, ha fatto una grande partenza, grande scatto anche per Marco Madini, è andato troppo in esterno e ha perso qualche posizione. È un outsider lì, il numero 61 Luca Roman, che si è inserito, ha avuto il suo momento di gloria con questa via, l'attacco addirittura di Ivo Monticelli su Samuel Zeni. E vediamo anche che sta avanzando anche Cervellin. Sì, Michele Cervellin, sì. Molto, sì, sì, molto forte, a conferma del fatto che forse queste due e mezzo, tutto questo gap in partenza non ce l'hanno. Erano più preoccupati e hanno buttato sulla fuoristrada anche noi. Ed è Ivo che va all'attacco di Samuel Zeni nelle wave, le lunghe gobbe, e stacca lungo e passa al comando. È al comando, in seconda posizione, al comando c'è naturalmente sempre Ale Lupino che guida, numero 77, poi Ivo Monticelli, poi Zeni e Cervellin, Michele Cervellin che cerca di recuperare e di non perdere troppo tempo. Bravo Marco Maddi, si mette in evidenza anche con la sua KTM 302 tempi, e c'è addirittura senza timore Ivo va ad inseguire, attaccare il numero 77 Ale Lupino, quindi un bel confronto e i due piloti che partecipano in maniera costante al mondiale sono lì davanti e non è un caso. Esatto, bellissimo primo giro, adesso vediamo Ivo che sta attaccando senza timore Alessandro. E staremo a vedere, pista molto 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 insidiosa. Sì, e va subito all'attacco, tenta, si sbaglia, sbaglia il lupo, passa Ivo Monticelli che prende il comando. Vedremo ora la reazione di Ale Lupino, grandissima mossa per Ivo Monticelli, favorito dal piccolissimo errore, ma ci sta perché c'è un canale molto profondo, è uscito, non è riuscito a tenere il controllo della sua moto e Ale e Ivo gli ha messo le ruote davanti. Attenzione perché è un confronto che si ripete, perché negli internazionali d'Italia c'è una manche dedicata, lì si chiama Elite, dove vengono messi a confronto i migliori della MX2, i migliori della MX1, e Ivo questa volta ha preso il comando, via la prima pellicola a strappo dagli occhiali per avere visibilità al 110%, e un po' lo vediamo in difficoltà, Ale, nei canali lo vediamo un po' in difficoltà, cosa potrebbe essere Ivan? Lo avevo appena detto, purtroppo con l'asciugarsi e lo scavarsi del tracciato la pista è diventata molto 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 insidiosa ed è un attimo perdere la giusta aderenza e il feeling, soprattutto magari si è trovato una situazione completamente differente dalla manche precedente e ora in difficoltà. Difficoltà non è invece Cervellin che sta attaccando, Michele sta attaccando anche lui, Zeni che per il momento si prende un piccolo rischio, e poi andremo a fare un po' l'inventario delle altre posizioni perché manca all'appello nelle posizioni di vertice, manca Christian Beggi,
non è segnalato nelle prime 20 posizioni. Andiamo a vedere se nell'altro monitor riusciamo a recuperare le posizioni di Christian Beggi. È attardato anche Furlotti, che è invece in 18esima posizione, Tropepe 15esimo. Diamo delle posizioni random tra quelli che sono interessati al campionato. C'è Bonini che è nono alle spalle di Pezzuto, e ancora l'outsider Roman che in settima posizione ha sfruttato il grande avvio per essere lì nel gruppo di testa con Cervellin, che sta cercando in ogni modo. Intanto vedete, forse la 4 e mezzo qui è sfavorita, con questo terreno la troppa erogazione, la troppa potenza non permette ai piloti di essere consistenti e veloci. Nella zona alta dove ci sono questi tornantini più stretti, con questi canali, sicuramente il 4 e mezzo è più sfavorito. Allora Enzo, cosa c'hai da dire? Cosa hai da dire? Se non vado errato, contato volando i ragazzi che sono passati qui davanti, 6 MX2 nelle prime 10 posizioni. Sì, penso che non erri, infatti, perché lo guardiamo anche nel monitor, ci sono tante MX2 lì davanti e questo arricchisce ulteriormente lo spettacolo, mentre ci dà spettacolo in volo il numero 999, che è naturalmente Davide Bonini, mentre Michele Cervellin nel frattempo è riuscito a guadagnare la posizione di Zeni, ma Zeni torna sotto all'attacco e tenta di tagliare la traiettoria, ma scappa e per il momento rimane là davanti in terza posizione Michele Cervellin con Samuel Zeni, che però non si fa da parte, e ci mancherebbe altro, vuole conquistare il punteggio, portare più punti possibili alla sua classifica dopo lo zero in gara 1 di questa mattina nella MX1. Non vuol perdere altri punti, però per il momento sembra che Michele abbia preso il largo. Alle loro spalle Lumina, Maddi, Pezzuto, Davide Bonini ottavo, nono Roman, decimo Hirt, poi Christian Furlotti undicesimo, Tropepe dodicesimo, Andrea Cervellini, il maggiore dei fratelli veneti, in quindicesima posizione, mentre Beggi, ancora non riesco a trovarlo, è 25esimo, e Bertuccelli 22esimo e Lappucci 27esimo sono transitati. Peccato per questi tre piloti che avrebbero ulteriormente dato spettacolo là davanti. Sì, purtroppo sono rimasti intruppati nella prima curva e ora li ritroviamo nel fondo. Stanno rimontando, forse natamente, però insomma la strada è ancora lunga e sarà ancora più lunga per Davide De Bortoli, che nel giro precedente era transitato in 31esima posizione. Peccato ancora un debito con la fortuna da parte di Davide De Bortoli, ma ci sta, è il bello e il brutto di questo sport, è l'incertezza, soprattutto nelle fasi di partenza, basta un niente per un contatto, mentre Ivo Monticelli rimane là davanti. Per il momento è più veloce anche nell'ultimo passaggio, è stato l'unico che è riuscito a girare sotto il 54, quasi tempi da qualifica, visto che hanno ottenuto tempi leggermente più bassi, ma attenzione perché il lupo si sta riavvicinando. Vai Enzo. Anche per Luca Moroni un'incertezza, una scivolata che probabilmente non è stata inquadrata, quindi se lo vedete scendere di posizioni è caduto nella curva di rientro verso la partenza. Grazie, infatti lo stavo notando proprio mentre me lo dicevi, e grazie per il contributo. Sfortuna per il pilota marchigiano Di Loreto del Carpe Diem, era messo benino, ma purtroppo una scivolata gli fa perdere la top 15, dove eccolo ora ce lo ripropone puntuale la regia di Luca Noce, bravissimo lui, e sfortunatissimo invece il numero 841 che si rialza e cercherà di riprendere. Intanto si fa interessante la rimonta a questo punto di Ale Lupino, gira 55 Ivo Monticelli, ha girato un secondo preciso più basso il suo inseguitore, e questo fa sì che si sia avvicinato, che inizi probabilmente la lotta per la prima posizione di questa supercampione. Sì, dopo qualche giro di riscaldamento ora il lupo sta cominciando a ingranare, e sicuramente nella fase finale cercherà di avvicinarlo come giusto che sia, come naturale che sia. Non riusciranno probabilmente ad avvicinarsi invece tutti gli altri, che girano con tempi
notevolmente più alti, ha girato a 57 Cervellina, 59 Zeni, Pezzuto intanto è dietro a Lumina che sta tenendo un buon passo il giovane lombardo Nicolas Lumina, il bergamasco, davanti a Pezzuto, Bonini, Maddì, ma attenzione perché il contatto ormai è praticamente avvenuto in alcuni punti del tracciato. Intanto retrocesso anche Maddì, ci mostra la grafica che retrocesso ottavo, superato da Davide Bonini che gli ha soffiato la posizione, e attenzione perché ormai è imminente il momento dell'attacco da parte di Lupino. Vedremo quanto e dove forzerà per andare a prendere Ivo, che in questo tratto però è più veloce. Ci sono dei tratti in cui la 250 è più maneggevole, più scattante, più fluida nel mettere la potenza a terra, in altri come questo dove si può sfruttare la velocità e la potenza della moto in salita si riavvicina intanto a Lupino, mentre abbiamo, mi sembra, era il maggiore dei Cervellini, sì, che dopo un pit stop rientra, evidentemente anche per lui gara sfortunata. E andiamo a vedere il primo tentativo di attacco, entra e piega la moto vicinissimo ormai Ale Lupino, vedremo dove tenterà la sortita per la prima posizione con... vai sì, si nota... errore di Lupino, eccolo, stava forzando, ma la pista è veramente insidiosa. Canali, appena esce dal canale c'è Lucido, se dai gas si mette di traverso, sì, e si perdono metri, come li ha persi ora il nostro Vediamo Alessandro. Proprio come nella parte bassa, sulle risalite, il 4,5 riesca ad essere più veloce, quindi, però nella parte alta il peso e la poca maneggevolezza del 4,50, come vediamo adesso anche per l'errore di Lupino, diventa un... fattore negativo, esatto, in questo caso. Allora mi ero distratto un attimo perché intanto Alessandro Lupino, anche lui, è sceso sotto l'1,54, ha girato a 53,9, rimane migliore la prestazione di Ivo Monticelli. Vai Enzo. Andrea Cervellin, ha detto bene Giancarlo, è rientrato in pit lane, ha segnalato tutto ok, non riesco a prendere il ritmo, adesso cerco di recuperare e capirci qualcosa. Ah, ebbene, è onesto Andrea, campione, un ragazzo bravissimo, sfortunato, anche lui si sta riprendendo, già campione italiano, e oggi non è la sua giornata, si è fermato per raccogliere le idee e poi metterle insieme e cercare di combinare qualcosa di buono. Nel frattempo sta combinando veramente qualcosa di buono il numero 314 Lumina, che rimane quinto alle spalle di Zeni, Pezzuto, Bonini, Maddì che rimane ottavo e sta recuperando Mateusz Hirt. Attenzione allo sloveno perché è un candidato serio per le posizioni da podio del campionato italiano, lo può conquistare, mentre bravo Giuseppe Tropepe, perché sta riuscendo l'impresa del giovane calabrese, è in decima posizione, per cui una ottima gara questa seconda manche, questa supercampione. Molto coraggio, di gran carattere Giuseppe, sta facendo veramente una manche da pilota quasi navigato. Esatto, anche ad Arco di Trento ce lo ricordiamo che è stato bravissimo in gara 2, un po' sfortunato in gara 1, e deve trovare continuità di risultati il giovane futuro del motocross italiano. Intanto Simone Furlotti 12esimo, è riuscito a risalire, guardavo anche dietro, attenzione Bertuzzo 18esimo e Bertuccelli 15esimo, continua la salita di Bertuccelli, mentre per De Bortoli c'è ancora una 26esima posizione e una 21esima per Cristian Beggi, due grandi interpreti del campionato italiano motocross, però costretti a recuperare per la caduta probabilmente in cui sono rimasti coinvolti alla prima curva, e questo è un peccato, ma come ho già detto ci sta, come ci sta che Alessandro Lupino torni sotto, pronto ad attaccare. Nel frattempo Cervellin riesce a migliorare il suo tempo sul giro, per cui segno che la terza posizione la può mantenere abbondantemente, tranquillamente, visto che ha un discreto margine di vantaggio su Zeni, ma il vantaggio di Ivo Monticelli si è ridotto nuovamente. Le traiettorie, sembra che il lupo stia un po' acclimatandosi alla nuova conformazione del tracciato. Vai Enzo.
Allora, un particolare tecnico, abbiamo sentito il box sia di Monticelli che di Lupino, sono stati confermati sia gli assetti che gli pneumatici che hanno usato già nelle due manche. Allora almeno questo ci è d'aiuto, perché avevamo ipotizzato dei cambi di assetto o di pneumatici, invece la scelta rimane per la stessa delle manche precedenti. Evidentemente manca solamente quel pizzico di feeling in più da trovare da parte di Alessandro Lupino, mentre lo ha trovato e lo sta mettendo sulla terra Ivo Monticelli. Però ora la pressione che torna ad essere ravvicinata e pesante alle spalle di Ivo Monticelli. Il tempo passa, rimangono ormai poco più di 5 minuti più due giri per questo ultimo, per questa ultima gara della giornata. Le traiettorie diverse da parte dei due, qui la potenza del 4,5 con la curva larga si fa vedere e passa al comando, però subito un'indecisione nel canale, arrivato con la ruota posteriore sollevata, e il lupo però si riprende subito, anche perché Monticelli era alle sue spalle, ha dovuto anche lui rallentare e ha preso il comando il numero 77. Monticelli però sicuramente rimarrà vicino alle sue spalle per cercare di non perdere il contatto, e perché no, nei prossimi 4 minuti e 50 secondi più due giri tentare di riprendere il vertice, e non sarebbe male per lo spettacolo e per il morale del pilota osimano, che come abbiamo sentito si sta preparando per il prossimo weekend come Ale per il Gran Premio di Spagna a Talavera, e questo è un ottimo weekend quello che hanno trascorso qui in Basilicata, con le fragole mangiate buonissime che hanno dato la giusta energia ai piloti in pista, e che sta evidentemente dando i suoi frutti a Ivo Monticelli, che rimane secondo, e soprattutto ad Alessandro Lupino, che è al comando, ha ripreso la posizione di leader. E ora vedremo intanto un gesto di consenso alla segnalazione che gli è stata fatta dalla pit lane. Hanno girato ambedue, allora vediamo leggermente più lenti, 55,4 per Lupino, 57,6 per Ivo Monticelli, che probabilmente sta raccogliendo le idee per tentare poi un probabile riavvicinamento nelle ultime fasi di gara. Non è lontano, ci può ancora provare, assolutamente. È lì, Lupino è ancora lì. Sicuramente nell'ultimo giro, anche da un punto di vista mentale, il sorpasso è stato anche un po' decisivo, però non è ancora detta l'ultima. No, assolutamente, anche perché ora ci sono dei doppiaggi da effettuare, e vedremo se e come influiranno. Ci auguriamo di no, perché il personale di servizio sinceramente ha lavorato molto bene con le bandiere blu, eccole, le vediamo non a caso sventolate, agitate, per segnalare a quelli che stanno per essere doppiati di agevolare il sorpasso dei più veloci. E Monticelli non è lontano, assolutamente, forse sta respirando un po' in questa ultima fase, anche perché alle loro spalle, come ci dice la grafica, Michele Cervellin è lontano 26 secondi, e Enzo ci ha da dirci qualcosa. Dario Bertoni, sentiamo dalla sua prima voce invece se Michele Cervellin ha scelto un setting e delle gomme diverse per la Supercampione. No, siamo rimasti con lo stesso setting da stamattina, e questo gli piace ed è contento. Adesso vediamo come va, comunque siamo già contenti della splendida giornata che abbiamo avuto. Allora, grazie, sì, non potrebbe essere altrimenti, ha vinto l'assoluta della MX2, della Elite. È terzo della Supercampione davanti a due piloti che uno, soprattutto per la sua cilindrata, non lo impensierisce per la corsa al titolo, lui che è campione in carica, per cui sicuramente ottima giornata, visto come si era aperto, lo abbiamo detto a Faenza, non è stata una grandissima giornata per lui, si è rifatto con tanti interessi, ha arricchito il suo bottino e lo sta arricchendo qui a Montalbano Ionico, mentre Bonini ha avuto la meglio su Pezzuto. Grande rimonta per Davide Bonini, bravo, perché non aveva avuto un buon avvio, ma evidentemente si sta trovando bene sul tracciato, mentre Nicolas Lumina inizia a perdere posizioni, non è inquadrato, ma lo diciamo, il ragazzo che corre con un problema molto grave al polso, non lo può operare perché non ha finito il suo sviluppo, ma quando lo potrà operarsi sarà sicuramente ancora più veloce Nicolas Lumina. Nuovamente Enzo, ho qualcosa da dire. Sì, inquadrato nelle mie spalle Marino Cittelli, direttore di gara, e abbiamo avuto una segnale
attenzione da parte sua, i piloti più esperti, nella fattispecie Christian Bergi, ha segnalato dei punti dove potevano venire effettuati dei tagli e la direzione gara è intervenuta prontamente per scongiurare con i vari sistemi per poter appunto evitare di poter far tagliare il percorso ai piloti. Ah, sicuramente, mentre parlando di morale non proprio alto, sicuramente non sarà alto visto che sta per essere doppiato quello del numero 43 Alessandro D'Angelo oggi. Che direi che giornata no, è un po' riduttivo perché veramente due manche, la prima disastrosa, la seconda salvata in calcio d'angolo con un calo e questo supercampione che lo vede assolutamente lontano dai giochi. Sì, può capitare, capita anche ai più grandi campioni, lo abbiamo visto domenica scorsa con Cairoli, sì, le giornate no ci sono purtroppo. Ci sono. Mentre andavo a buttare l'occhio perché Bertuccelli è 19esimo e Beggi è incredibile, è risalito in 13esima posizione. Grande Ciccio Hollywood, Christian Beggi, numero 55, è fuori dalle inquadrature, ma sta evidentemente dando lezioni di guida lungo il tracciato perché è risalito, era oltre la 23esima posizione ed è già lì 13esimo. Per continuare a tenere aperto il discorso campionato, lui che insegue Ale Lupino, nonostante sia qualche anno più grande, diversi anni più grandi, grande esperienza lui che è stato nel mondiale MX3, nel mondiale li ha fatti praticamente tutte, non si stanca perché allora mi sembrava Ivo Monticelli ne ha combinata una delle sue probabilmente mentre non era inquadrato, perché ora è immediatamente alle sue spalle e Michele Cervellini, infatti 2.30, evidentemente un errore per Ivo, una scivolata, una caduta, qualcosa ha combinato e Michele Cervellin gli si è avvicinato tanto da andare ad insidiare la sua seconda posizione. Gli ha spianato la strada questa rimonta, ma ci sta, anche qui un errore capita. Come dico sempre, la gara termina alla bandiera a scacchi, questa è la dimostrazione, un secondo posto quasi al sicuro, ora sarà tutto da vedere. Esatto, tutto da vedere perché chi per il momento è tranquillo è Lupino. 37 secondi di vantaggio su Ivo Monticelli e pochi di più su Michele Cervellin che sta recuperando, tanto per animare, per dar più spettacolo, la gara si era un po' assopita, si era tranquillizzata e che rischio, jolly. Che jolly, si ha preso una buca male Ivo Monticelli, si è sollevato il posteriore ma è stato bravo, come sa, ha risposto bene al problema, ora pronta il replay, qui ha giocato su, in un mazzo di carte ci sono quattro jolly, lui penso che ne abbia giocati due o tre, per cui gliene rimane uno che probabilmente nei prossimi due giri gli auguriamo di non dover utilizzare, mentre sembra non volersi provare più di tanto, Michele forse si è reso conto dal numero che ha visto davanti a sé che è un attimo mettere a terra la moto, allora dicevo adesso vediamo, stiamo tranquilli, senza accontentiamoci tra virgolette di questo terzo posto perché la pista è insidiosa. Lupino è andato, manca un giro e mezzo ormai alla conclusione per lui, gli altri invece ancora devono arrivare sul traguardo, lo stanno facendo in questo momento. Ivo Monticelli che ha ripreso margine, e ha ripreso margine anche perché probabilmente, come avevo detto, Michele si è tranquillizzato. Zeni, ce lo eravamo dimenticati, sempre in quarta posizione, ma grande il forcing di Bonini che dal monitor dei tempi ci dice che è immediatamente alle spalle di Samuel Zeni, almeno lo era nel giro precedente e lo è ancora di più. Sono passati vicinissimi due sul finish jump, lo sappiamo dal monitor, quindi è probabile che in questo giro poi ci troveremo delle sorprese in quest'ultimo passaggio, mentre Tropepe, bravo, ha avuto la meglio anche di Stefano Pezzuto. Complimenti al ragazzino calabrese del Max Ressi, del Massignani Racing, in settima posizione, mentre giustamente questo è l'ultimo passaggio e si va ad inquadrare chi per primo al 99,99 periodico per cento passerà sul traguardo, sta espletando le ultime formalità, qualche doppiaggio, qualche urlo da fare dal casco per far capire a chi è davanti, nella fattispecie Alessio Della Mora, che ora l'ha sentito, si è voltato il giovane pilota marchigiano, e la ultima S
che immette nell'ultima curva poi il finish jump per andare a prendere la bandiera a scacchi del direttore di gara Antonio Linato, che gliela sventola in faccia, e non c'è più bandiera più gradita ai piloti che quella a scacchi, che da vedere prima delle altre. Degli altri vince Alessandro Lupino, triplette per il pilota viterbese Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro con la Honda Asso Motor Red Motor davanti a tutti, e noi con il blocco immagine attendiamo per vedere alle sue spalle. Dovrebbe essere confermata la seconda posizione per Ivo Monticelli. No, qui ancora un gruppo di piloti in ritardo, mestissimo l'arrivo di Ale D'Angelo, e andiamo a vedere la seconda posizione, eccolo qua, 128 Ivo Monticelli, confermata la terza anche per Michele Cervellin, e poi andiamo a vedere se è cambiato qualcosa, mi sembra Bonini, attenzione, sì, bravissimo, grandissimo Davide Bonini che strappa il quarto posto a Samuel Zeni e la quinta posizione Matteus Hirt, e l'applauso glielo facciamo noi virtualmente a Giuseppe Tropepe che chiude in settima posizione davanti a Pezzuto, Maddi ed un bravissimo Nicolas Lumina che nonostante il problema al gomito stringe sempre i denti e si è conquistato un ottimo decimo posto davanti a Simone Furlotti, Forato e Beggi, che ci stupisce ancora una volta. Per il momento era transitato in tredicesima posizione e lì probabilmente rimane, però bravo perché ha recuperato tantissimo il campione reggiano, segno che ne aveva, ma la sfortuna gli ha giocato un brutto tiro. Grande gara, grande, Ivan, è stato un gran weekend. Grande esperienza, pilota da grande esperienza, di grande esempio per tutti i giovani. Sì, Beggi, perché non molla mai, nonostante i problemi, nonostante le scivolate, si mette lì a testa bassa per cercare di recuperare, ed ora il giusto tributo a chi si è portato a casa tutto. Miglior tempo ieri e miglior tempo assoluto. Vittoria nelle due manche, vittoria nel trofeo supercampione, ho detto triplette, invece è un poker, perché se consideriamo anche la pole position assoluta, un poker di tutto rispetto per Alessandro, e questo non può che farci piacere, perché lo scorso anno quando si è infortunato e è incrociato del ginocchio stava facendo bene nel mondiale motocross della MXGP, poi l'infortunio, cambio di moto, non è stato trattato benissimo da Kawasaki, ha trovato Alfredo Bevilacqua che nel suo passaggio con la struttura nel mondiale motocross lo ha voluto e ha reagito bene Ale anche all'infortunio successivo, ed ora lo vediamo lì davanti, bravo, bene, continua così, anzi di più, come Michele Cervellin. Ma c'è Enzo che ha qualcosa o qualcuno da sentire. Sì, qualcuno. Massimo Contini, coordinatore del gruppo sportivo Fiamme Oro. Oggi mi sembra che la giornata sia andata per il meglio. Meglio di così penso che non ci poteva essere. Abbiamo vinto in tutte e due le categorie, i nostri piloti qui hanno dominato, siamo contentissimi, insomma. È una trasferta al sud positiva. Bene, grazie a Massimo, aspettiamo i piloti che arrivano al podio. Massimo Contini, per chi non lo conoscesse, è il referente della Polizia di Stato del gruppo sportivo Allegare, nonché grande campione qualche anno fa, uno dei primissimi a vincere manche mondiali con la sua Cagiva, grandissimo pilota, grandissimo atleta e grandissimo uomo. Intanto il momento del confronto tra Ivo Monticelli e Alessandro Lupino, che ha movimentato la parte centrale della gara, poi l'errore per Ivo quando era alle spalle di Lupino che non gli ha consentito di tentare una sortita nelle ultime fasi di gara, e qui la soggettiva anche per la KTM del Marchetti Racing con un numero inconsueto, il 728. Vai Enzo. Eccoci di nuovo, Michele Cervellin, una supercampione che non poteva andare meglio sinceramente. Sì, sono contento, una partenza buonissima sto giro e sono riuscito tranquillo, sono riuscito a portare in fondo la gara, terza posizione che va più che bene. Davanti Ivo e Alessandro andavano veramente forte e sono contento di come è andata oggi. Diciamo che stiamo ritornando come una volta. Bene, grazie. Cerchiamo di recuperare. Fare un annuncio, volevo salutare mia nonna, mio papà, gamba di legno, da tutto anche lo staff FX Action, e ci vediamo. Ciao.
Bene, grazie Michele, abbiamo fatto fare i saluti, cerchiamo di recuperare velocemente gli altri piloti perché la regia ci dice di stringere. Sì, allora è andata bene, lo facciamo noi, ringraziamo il medico Sambu, che il dottor Sambu che lo ha aiutato, visto che l'aveva fatto sempre nelle manche precedenti. Allora no, un po' di colore alla simpatia di Michele, che ha detto sì, sono ritornato, ed è vero, perché oggi ha fatto anche lui praticamente bottino non pieno ma quasi, ed ora dovremmo essere con Alessandro Lupino, penso. No, non siamo con Alessandro Lupino, siamo con Ivo Monticelli, secondo, qualche piccolo rischio, ma una buona supercampione. Ma ero partito bene lo stesso, anche con i 4,5, mi sono infilato bene la prima curva, sono uscito terzo, dopo i primi giri ho dato tutto, sono riuscito a passare subito in testa e niente, ho fatto la gara con Lupino, eravamo andati via, era un ottimo passo, un ottimo allenamento abbiamo fatto. E dopo mi ha passato e purtroppo in una discesa con un doppiato che mi ha intralciato la moto, non sono riuscito a tenerla perché ho frenato perché c'era il doppiato e sono finito fuori dalla rete. E niente, ho finito secondo lo stesso, avevamo un ottimo vantaggio e sono contento, niente. Benissimo, adesso cerchiamo Lupino. Allora sentiremo l'ultimo dei grandi di questa giornata, il più grande di tutti, lo abbiamo detto, 4 vittorie in pratica, considerando la pole position, un bel weekend, direi che l'esame è stato superato a pieni voti, ma ora c'è Alessandro Lupino. Che per far prima ci ha aiutato, è arrivato in bici, comunque è una supercampione che non l'hai fatta in bici, l'hai fatta in moto, oggi 3 vittorie. Sì, oggi giornata, diciamo, un buon allenamento, sono contento perché all'ultima manche la pista era davvero tosta. E finalmente sono riuscito a fare una partenza come volevo io, in seconda posizione, sono stato tranquillo i primi giri e poi spingere verso la fine. Era quello che volevo fare a fine giornata, perciò devo cogliere questo lato positivo di oggi, della terza manche, e lo raccolgo, lo metto in tasca che mi servirà la settimana prossima in Spagna al Mondiale. Bene, lo congediamo, li aspettiamo al podio. Sì, allora ha detto bene perché l'italiano è importantissimo assolutamente, ma noi vogliamo tornare a vedere i nostri là davanti nel mondiale, perché c'è Tony, mentre intanto partono gli highlights per vedere se riusciamo a capire quello che è successo a Beggi. Allora no, invece nel groviglio non ci riusciamo, quello che è certo è che vediamo un De Bortoli invece che purtroppo per lui è rimasto lì, ha chiuso in 21esima posizione, un piccolo bottino di punti da portare a casa con il numero 14 Zeni subito messo in riga da Ivo, un Zeni che però, considerando anche lui com'era partita, diciamo che se l'è cavata bene, a rischio di non prendere parte alle altre manche con la botta al ginocchio. Un quinto posto in questa supercampione non è poi così male. Assolutamente, assolutamente. Peccato davvero per la prima manche, altrimenti anche per lui sarebbe stata una grandissima giornata. Sì, perché ci stava, d'altronde il suo passo è quello, e qui ha lottato nonostante l'acciacco con il suo avversario di turno Cervellini. Qui è il momento dell'attacco risolutivo da parte di Alessandro Lupino, che va poi ad involarsi. Abbiamo capito cos'è successo a Ivo Monticelli, è stato pescato dalla rete fuori pista, poi ha rischiato ancora con quel numero di lo stop, sembra uno stop che fanno gli stuntman nel freestyle di fuoristrada. E allora intanto eccolo là il podio, già con l'applauso, il tremoto dei tre grandissimi, la terza posizione per Michele Cervellin, la seconda posizione per Ivo Monticelli ed il trofeo della vittoria che passa nelle mani di un altrettanto felice Alessandro Lupino. Bel lavoro ragazzi, bella gara quest'oggi, complimenti, ci avete fatto divertire, continuerete così a farci divertire. Il prossimo appuntamento naturalmente lo rimandiamo il 6 e 7 di giugno per ritrovarci a Città di Castello per il terzo round del campionato italiano della classe MX1 ed MX2. Io direi che ringrazio veramente di cuore Ivan, è stato un bel weekend, grazie per averci ospitato e per averci dato mano qui nella tua Basilicata, ci rincontreremo naturalmente in altre piste, in altre occasioni. Grazie a voi e alla prossima. E Enzo lo salutiamo, è lì che
Sì, allora ciao Enzo, non ti abbiamo sentito ma abbiamo letto il labiale, grazie per la collaborazione, gran lavoro anche quest'oggi, che dire, il ringraziamento va a tutto lo staff di Sport Production, la produzione televisiva, nei giorni prossimi repliche, non solo su questi schermi, anche su altri, cercateci, tenetevi aggiornati, Sport Television, Automoto TV e quant'altro, io vi ringrazio e vi saluto da Giancarlo Ricciotti e tutto alla prossima, ciao!